secondo. Vai. Ciao a tutti, siamo a Vittorio Veneto presso il centro di accoglienza per rifugiati. Ieri questi 127 ospiti di questa struttura hanno fatto una forte protesta bloccando l'arteria principale della città. Siamo qui con uno dei loro rappresentanti per capire quali sono i motivi di questa protesta, ricordando che ormai sono qui presenti da 6, 8, 10 mesi in attesa di un permesso di soggiorno in quanto rifugiati politici. Chiediamo subito quali sono le motivazioni di questa protesta che hanno fatto ieri e quali sono le rivendicazioni e tanto altro che adesso Lorenzo tradurrà in inglese. Ok, thank you. First question is, we're just saying that we are in the center where this protest has taken place. We just like to know the reasons of the protest and what are the demands of it. Okay, some of the reasons or the reason why we did the protest is because, you know, our needs in this camp, most of them are lacking. Okay. We are not having, you know, good food, good sanitation, okay. You know, good clothing. We are not having anything in this camp. Okay. You know, food are poor. Everything is poor. Okay. And then the other thing is police have been coming here for several times. Okay. When we explain our problems to them, they will tell us, yes, we will do it. And then when they go, things are quiet. They have not, you know, make any response. Yeah. So several times we have seen that they have not make any response to our demands. So this is why we block the road and then make that protest. Okay. Allora, ha detto che la protesta, uno dei motivi principali sono le condizioni di vita insoddisfacenti che ci sono in questo centro. Dice che il cibo, la qualità del cibo è molto molto scarsa, molto povera, la qualità dei servizi igienici, e che inoltre molti di loro aspettano ormai da molti mesi, dicevamo 8-10 mesi in alcuni casi, senza avere chiaramente il diritto di lavorare, di viaggiare o di uscire, di andare a vivere da qualche altra parte rispetto a questo centro, e che la polizia spesso è venuta dicendo che la loro condizione di attesa perenne sarebbe stata risolta senza che poi questo si concretizzasse in alcun fatto reale. Sì, volevo chiedere se poi tu Lorenzo puoi tradurmi anche da dove arrivano la maggior parte dei ragazzi che sono qui, come sono arrivati, se sono, ho sentito che molti di loro sono tra i ragazzi che arrivano, tra i rifugiati che arrivano direttamente da Lampedusa, e volevamo sapere insomma quali sono le prospettive, cosa si immaginano una volta che hanno ottenuto un permesso di soggiorno. Ok, so next question is, for most of the people that came here, what is the area of origin and what are the problems there? Not for you personally, like for you know, what do you expect to have in your life after if you get the permission in the end? Most of the people in this camp are Africans. Okay. We have some Bangladeshi, but majority of them are from Africa, especially West Africa. Okay. And then most of these people is because of war why they left their countries. Okay. You understand? Yeah, most of them is because of war. Some of them religion problems, some of them, you know, race and other things. Okay. La maggior parte di gli abitanti di questo centro vengono dall'Africa occidentale e il motivo principale per cui sono venuti è la situazione di guerra che ci sono in quei paesi, anche se ci sono alcuni bangladesi che però sono una minoranza molto piccola. So about you know, expectation for expectation, the future here. Yeah. The expectation is when we get the papers in this country, we work for them because that's the reason why we are here. We come to seek for, you know, protection. Yes. Because our countries, there are war there, do you understand? So we are not courageous to go back to those countries. So we came here to seek for protection. So yes, that's all we are you know, seeking from the government. Yes. If we get the papers, we work here if possible here. Yes. Ok, sostanzialmente come ci si può immaginare la loro principale aspettativa per il futuro è una vita sicura e quindi che l'Unione Europea, il governo italiano sia in grado di garantire quella protezione dei diritti umani che non è possibile avere nel loro paese d'origine e quindi possibilmente poi di avere una vita normale che preveda chiaramente anche il lavoro.
Bene, noi ti ringraziamo, sei stato molto gentile e di sicuro, insomma, nei prossimi giorni ci rincontreremo. Ok, we thank you very very much. You are very kind in doing this. And we will meet again in the next. Thank you very much. You're welcome. Thank you very much. Is it Anita?